I podcast di La 7, ovunque con te. 8:30. Benvenuti a 8:30, buonasera, bentornata Nadia Urbinati, politologa della Columbia University a New York. Buonasera Tommaso Montanari, rettore dell'Università per Stranieri di Siena. Buonasera Sebastiano Barisoni, vice direttore di Radio 24. E buonasera Luca Iosi, giornalista e imprenditore della comunicazione. Allora, Giorgia Meloni ha detto oggi che viene rimproverata di comunicare troppo poco. È davvero così? Subito dopo la pubblicità. Tommaso Montanari, allora oggi Giorgia Meloni ha fatto 3 interventi pubblici, uno alla Confesercenti, poi alla Fiera di Milano e infine ad Asti, e qui ha detto, mi dicono spesso, Giorgia comunicate troppo poco e forse hanno ragione, ma io preferisco fare le cose. Secondo lei Giorgia Meloni è più abile a fare o a comunicare le cose? Ma è un'impostazione grottesca, direi comica, molto, molto abile del racconto, sempre un po' vittimista, mi criticano ma io invece. Hanno occupato militarmente 3 televisioni pubbliche, ne hanno 3 private, non fanno altro dalla mattina alla sera che fare propaganda a reti unificate, nel modo più becero. C'è in questo paese una stampa tradizionalmente molto sensibile al governo e al potere. Giorgia Meloni viene dipinta come Churchill in un modo direi caricaturale, grottesco, e ci viene a dire che non fa abbastanza comunicazione. Ora, gli italiani possono essere un po' ingenui, ma non sono sciocchi. Chiunque capisce che questo governo si regge soprattutto per la potenza di fuoco di una comunicazione martellante e per l'occupazione dei posti sistematica della comunicazione, ora anche della cultura. C'è un tentativo di controllare dall'alto il discorso pubblico ed è un tentativo che purtroppo in gran parte riesce. E questo non vuol dire solo enfatizzare molte le cose che fanno, ma anche fare sparire altri grossi problemi che ci sono. Pochi giorni fa all'Università di Torino la polizia ha caricato gli studenti e i professori. Una professoressa ordinaria di diritto costituzionale, Alessandra Agostino, è finita in ospedale con una diagnosi di 7 giorni, un trauma cranico, una carica immotivata. Si sono caricati degli studenti antifascisti pacifici. A Torino nell'università. Ora, in una democrazia occidentale, quando succedono queste cose, dovrebbero essere al centro del discorso pubblico, della comunicazione. Invece c'è un sistema molto, molto efficace, altro che non comunico abbastanza. Comunica moltissimo e fa sparire anche quello che non le fa piacere. Luca Iosi comunica tantissimo, tutti, anche il governo di Giorgia Meloni, perché in questi giorni abbiamo anche sentito Giorgia Meloni lamentarsi perché ha detto la mia vita privata è tutta in piazza, e in realtà poi abbiamo letto autobiografie, visto foto, post, eccetera, eccetera. Tutta, diciamo, farina del suo sacco, come si suol dire. E Giorgia Meloni dice anche di non voler fare polemiche, però ogni giorno attacca un nemico. Allora, fra 3 interventi pubblici e poi sostiene di comunicare troppo poco, funziona questa tecnica di comunicazione? È efficace? È una tecnica. Io non sono così convinto, come ho sentito prima dal rettore Montanari, che questo sia un paese totalmente schierato a destra, come non era totalmente schierato a sinistra prima nella comunicazione. Questo è un paese servile, dove la gran parte degli strumenti mediatici sono solo posizionati sulla frase «se servo ci sono». Assolutamente d'accordo. E quindi chi ha il governo che fa? Utilizza i disponibili. Mettere insieme il fatto che un personaggio pubblico non debba avere la sua vita aperta come un libro, beh, è uno simbolo abbastanza bizzarro, nel senso che la scelta della vita politica non è una leva obbligatoria.
è una missione, una scelta dove il privato serve a costruire l'immagine pubblica. E soprattutto in una società come la nostra, la società chiamata della trasparenza, dell'acquario, dell'empatia a 360 gradi, 24 ore su 24, è molto difficile poi inventare un diverso passo a seconda delle occasioni. Quindi no, tutto è comunicazione nel momento in cui hai deciso che il tuo corpo politico è corpo del tuo elettorato. E quindi? Quello è. Quello è. Professoressa Urbinati, è d'accordo? E quanto c'è di Donald Trump nelle tecniche che usa Giorgia Meloni? Ricordiamo che Donald Trump si ricandiderà l'anno prossimo alle presidenziali americane, secondo i sondaggi avrebbe anche buone possibilità di essere rieletto. Sì. Sì, è vero, anche perché il suo avversario ha poche possibilità di essere eletto e quindi sì, ci sono delle similitudini, cioè non degli due personaggi, perché Trump viene da fuori dal partito, ha cannibalizzato e distrutto il Partito Repubblicano, però è un non partito, viene diciamo dalla società civile. Giorgia Meloni è nata dentro il partito, quindi no, ma nelle tecniche diciamo di comunicazione. Le tecniche sono molto simili, i tropi, cioè i metodi sono vittimismo, perché occorre sempre scatenare la colpevolezza altrui, e poi la strategia naturalmente del nemico, se non ce lo creano, e la politica come polemica, non c'è discussione, c'è soltanto affermazione e contrapposizione, non si amano le politiche come discorso pubblico ragionato, e anche le istituzioni pubbliche collettive non sono, come il Parlamento o il Congresso, non sono molto amati. C'è un presidenzialismo continuo, nei media e fuori, e c'è l'idea che la politica sia, diciamo, incoronazione dei leader. Una monarchia democratica o una democrazia monarchica. Ce l'hanno entrambi questo, con diversità, perché naturalmente Trump è bombastico, Meloni è una signora che veste Armani e si presenta all'opinione pubblica come una signora moderata. Moderata non lo è, benché tenga il doppio petto, ma così è. Non so che cosa vesta la Presidente del Consiglio, ma Sebastiano Barisoni, si potrebbe dire che alla fine in politica è sempre it's the economy stupid, no? Cioè quello che conta è l'economia. Ora, siccome tu te ne occupi da grande esperto tutti i santi giorni, anche nella preziosissima ora di trasmissione che fai su Radio 24 alle ore 17, ecco, quanto possiamo e dobbiamo credere sul fronte economico a quello che ci dice Giorgia Meloni e i membri del suo governo? Perché in queste ore c'è una trattativa delicatissima in corso a Bruxelles per la riforma del patto di stabilità. C'è chi dice anche da Bruxelles che c'è ottimismo, forse raggiungeranno già un accordo stanotte, non lo so, te lo chiedo. Giorgia Meloni oggi non ne ha parlato, però ha detto che il Fondo per la Sanità, l'ha ripetuto, quest'anno raggiunge il massimo storico e che il, per noi fondamentale, PNRR procede spedito. Tutto vero? Tutto, possiamo credere a tutto questo? Allora, fermo restando che io ritengo la Presidente del Consiglio molto, molto abile nella comunicazione, nel senso che mi sembra che sia uno dei punti di forza. Ho notato un'accelerazione in questi mesi in quel tentativo di trovare, diciamo, o un nemico o di buttare la palla in altri campi, proprio alla luce mentre si avvicinava la manovra finanziaria, perché è chiaro che la manovra finanziaria ha deluso parte del suo elettorato, pensiamo solo al tema pensioni. Cosa c'è di vero e cosa c'è di non vero? Allora, c'è di vero, i numeri hanno la testa dura, c'è di vero che il governo ha stanziato 3 miliardi in più e quindi Meloni dice abbiamo messo più soldi, perfetto, 2 miliardi e 600 milioni però se ne vanno nei rinnovi contrattuali, i medici sono tornati a dire che sciopereranno a gennaio se non vi sarà una modifica, adesso vediamo con gli emendamenti che sono stati posti alla manovra di bilancio se si arriverà veramente a annullare quella manovra per quello che riguarda le pensioni di anzianità e vecchiaia per i medici. Altra cosa, quindi c'è di vero che ci sono più soldi, c'è di falso che questi soldi bastino.
Noi stimiamo in 15.000 i medici mancanti in questo momento del paese, tra i 50 e i 65.000 gli infermieri. Quindi è chiaro che quando le categorie dicono mancano i soldi non solo per gli straordinari ma per le assunzioni, hanno ragione anche loro. Quanto all'Europa, la posizione del governo italiano in questo momento... Allora, il PNRR, noi abbiamo levato 10 miliardi da questo punto di vista ai comuni sostanzialmente, in realtà sono stati levati più soldi. Quello che noi non sappiamo è che garanzia ci possono dare le parole del ministro Fitto, che dice non vi preoccupate, questi soldi li troveremo da altre parti, in fondi di coesione. Bisogna capire se il ministro Giorgetti è d'accordo su questo, perché molti comuni hanno già avviato le gare, in alcuni casi le gare sono già state vinte e da questo punto di vista, oltre che essere vinte le gare, rischi i ricorsi in tribunale e rischi, adesso andremo troppo nel tecnico, che alcuni progetti che sono passati con i binari veloci del PNRR possono essere messi in discussione con i ricorsi se vanno in una procedura più ordinaria che quella dei fondi di coesione. Quindi anche lì staremo a vedere, noi al momento non abbiamo nessuna garanzia sui 10 miliardi, ci sono 100.000 posti di asili in meno. Ma insomma, patto di stabilità, l'Italia, mi sta interrogando Lili, l'Italia sì. Da questo punto di vista ha una posizione che ormai è minoritaria, noi volevamo a mio avviso anche giustamente eliminare le spese dal deficit per la transizione energetica, dobbiamo sperare che abbia successo il tentativo francese di ridurre la quota di riduzione del deficit che la Germania vorrebbe a un livello molto alto nonostante la Germania sia in difficoltà. Probabilmente se si trova un accordo sulla proposta francese che prevede di fatto una riduzione più bassa di quella tedesca del deficit ogni anno per i paesi che hanno sforato, anche noi dovremmo accodarci perché la nostra proposta è rimasta quindi solitaria. Quindi dovremmo fare il tifo per Macron, per il presidente francese, ma insomma su questo fronte sappiamo allora, che questa destra fa fatica per Macron. Vabbè, comunque insomma, abbiamo interessi in comune, alcuni interessi abbiamo in comune con la Francia. Tommaso Montanari. Con la Francia sul debito sì. Professore, lei ha capito se più di destra Giorgia Meloni o Matteo Salvini? Le lo chiedo uno perché domenica scorsa il leader della Lega ha radunato tutta la destra estrema europea e anche perché stasera la Scala, dopo l'inno di Mameli, si è levato un urlo dalla platea che gridava viva l'Italia antifascista e Salvini ha detto che non si urla, eccetera, eccetera. Quindi insomma, diciamo, tema sempre, sempre verde anche questo nel nostro paese. Quindi, chi è più di destra? Ma è come se lei mi chiedesse dal mio punto di vista chi è peggio, allora le rispondo con una famosa battuta di Alexander Herzen, sono peggio tutti e due, è una gara orribile a chi lo è di più, ma nel senso delle destre di oggi. Ma sono stati però votati, professor Montanari. Sono stati votati, certamente, bisogna vedere quanto sono stati votati rispetto a chi avrebbe diritto al voto. Uno dei problemi è la rinuncia al voto e il fatto che arrivano dopo moltissimi fallimenti, sono una sorta di ultima spiaggia. Ma diciamo, cosa caratterizza queste destre? In alcuni casi proprio la discendenza diretta dai fascismi, ma anche in quelle in cui non è così. C'è una gara all'odio, cioè c'è l'incapacità di risolvere i problemi strutturali della nostra società, per esempio la iniquità, la ricchezza diversa, pochi grandi ricchi e moltissimi poveri, e di proporre in cambio l'odio, e l'odio per i diversi, dai neri agli omosessuali, cioè l'unica ricetta vera che accomuna tutte queste destre è che dalla crisi della nostra società e delle nostre democrazie si esce con dei nemici, e con dei nemici esterni, che vanno odiati, c'è solo un discorso di odio. La riunione a Firenze faceva impressione, sembrava il bar di Guerre Stellari dell'odio europeo, non c'è una sola proposta costruttiva, c'è soltanto la costruzione di un nemico da odiare. E la gara è fra queste destre in quella direzione. Sei d'accordo Luca Iosi e aggiungo anche i dati di un sondaggio che abbiamo fatto fare, il sondaggio di Demopolis, che ci dice che Fratelli d'Italia è al 28,5%, la fiducia in Giorgia Meloni è stabile al 45%, mentre quella nei confronti del governo scende di 2 punti al 39%. E diciamo che quello che ci si chiede è perché Meloni continui a reggere quando
siamo in un paese che vive un momento anche di grande difficoltà, no? Abbiamo visto gli scioperi, le proteste in piazza, i vari casi, da quello del ministro Lollobrigida in versione capotreno, il sottosegretario Del Mastro rinviato a giudizio che ancora ieri diceva spezzeremo le reni alle correnti della magistratura a proposito di fascismo. Insomma, ci sono Crosetto che ha prima attaccato la magistratura, poi ha fatto marcia indietro, insomma sono tanti incidenti di percorso, però la fiducia nella Presidente del Consiglio resta intatta. Boh, forse verrebbe da dire, uno guarda il dato e dice, vorrei dire che gli altri sono peggio, no? E in realtà, secondo me, e lo accennava proprio il Rettore Montanari, tanto c'è un grande assente che è il non voto, che è il partito, un partito gigantesco ormai del paese. E quindi abbiamo una polarizzazione, concordo anche in termini lessicali, che però da questo punto di vista cercherei di essere un po' più ecumenico, nel senso, io che sono un panda della Prima Repubblica, quell'espressione politica moderata della Prima Repubblica che aveva avversari e non nemici è stata liquidata con una sommatoria di anni e anni di violenza verbale, e insegnava Tacito che si ammazzano più persone con le parole che con le pietre. E noi abbiamo violentato ormai questa società abituata a un confronto che è sempre uno scontro, che non è mai un incontro per cercare una soluzione comune per andare avanti, perché poi nella vita bisogna andare avanti, bisogna trovare una soluzione, bisogna trovare il modo di convivere, e invece abbiamo portato questa società a una società di urla, strepiti e di violenza, per adesso verbale. È un bel risultato? No, ma quando poi la paura aumenta è evidente che le società si irrigidiscono ancora di più e poi quindi si arroccano sulle loro posizioni. Quindi, professoressa Urbinati, conviene alimentare la paura in questo ragionamento? Tra l'altro, quando Luca Iosi parla del grande assente, cioè tutti gli italiani che non votano, secondo Demopoli sono il 37%, oltre 18 milioni di italiani, quindi parliamo di una cifra enorme, diciamo un terzo del, no, di più, un terzo del paese che non vota. Quindi siamo in questa situazione con comunque un consenso che resta molto alto nei confronti di Giorgia Meloni, perché gli altri sono peggio, quindi all'opposizione abbiamo divisioni, poca chiarezza, leadership deboli. Sì, ci sono tutti secondo me queste componenti insieme. Cioè il fatto che un fenomeno che non è, ma non per giustificare o per alleggerire il peso, non è soltanto nostro, è un processo veramente di mutamento delle democrazie, che da democrazie di partiti in cui si discuteva tra avversari ci si tira addosso pietre lessicali e verbali, perché si fa audience con questo. È una democrazia dell'audience, ha bisogno di riscontri immediati emotivi. Quindi ci sono tutti questi fenomeni che noi abbiamo descritto, con un aggravante nel nostro paese, rispetto per esempio ad altri paesi europei, non a tutti, ma rispetto a molti paesi europei, è la flessione della partecipazione elettorale, che dimostra non tanto che non ci siano partiti con i quali si identificano, ma che la politica stessa non è capace di dare quelle risposte che si cercano. Sono risposte di tipo molto spesso esistenziale, perché molte persone sono in condizioni di vita difficili
e vengono ad essere percepite come un peso per l'intera comunità, quindi non si sentono protagonisti, si sentono depauperati del potere di voce, perché sono troppo poco diciamo rappresentati, e dall'altro lato c'è una parte di società che è ben rappresentata, con forti associazioni di categoria nella società, che ha una capacità di fuoco, diciamo così, politica enorme. Quindi è una democrazia spaccata, è una società, una cittadinanza divisa in due, diciamo, e a rappresentare questo riesce sempre meglio la destra che la sinistra. Perché la destra ha bisogno, tradizionalmente, non è una cosa di oggi, ha bisogno di identificazioni plebiscitarie e quindi ha bisogno di usare molta emotività e poco impegno, diciamo, discorsivo, deliberativo. In questo tempo la destra ha molte più carte da giocare. Sei d'accordo, Barisoni? Sì, la destra ha molte più carte da giocare in questo tempo della democrazia dell'audience, diceva prima la professoressa, forse bisognerebbe più dire quella dei like, si direbbe oggi, no, probabilmente, anche perché l'audience deve fare i conti, dovrebbe, ma forse anche quello ormai non esiste più tanto, con le domande dei giornalisti, ma forse... Comunque, no, questo così allora, detto a margine. Sì, Barisoni. Sì, ho capito la battuta. Allora, sì, a me sembra però che quanto a comunicazione, la Meloni è brava, Conte 1 e anche Conte 2 fossero, diciamo, ancora più insistenti su una comunicazione anche scenografica. Faccio notare che Mario Draghi continua ad avere, se non ricordo gli ultimi sondaggi, un consenso più alto di Giorgia Meloni. Mario Draghi ha comunicato pochissimo dal punto di vista se non istituzionale, era molto asciutto in questo, quindi va bene la comunicazione, conta anche però la caratura del personaggio. Poi sul fatto, la però domanda Draghi che tu non ponevi, aveva bisogno dei voti top, Barisoni, no? Non doveva andare poi a vincere le elezioni. Quello è vero, lo legavo solo al consenso, cioè anche quando è comunicato magari non in maniera molto intensa, però il consenso resta alto, non sicuramente sui voti. No, quanto alla domanda che tu ponevi, è vero, perché gli intoppi ci sono stati, la finanziaria può aver deluso, però veniva già accennato prima, penso, da Luca Iosi, c'è anche un tema di opposizione, ma non per tornare sempre sull'opposizione, ma guardate, i 5 Stelle hanno come eredità, tra le altre cose, i bonus all'edilizia che continuiamo a criticare per gli effetti distorsivi che hanno avuto, e un reddito di cittadinanza non usato bene. L'Ashline e anche i 5 Stelle stanno facendo, a mio avviso correttamente, anche una forte campagna e anche proposizioni sul salario minimo. È un po' poco come alternativa alla manovra, per due motivi: perché è chiaro che il governo te lo smonta dicendo potevate proporlo voi in questi anni, anche se adesso è più cogente perché c'è l'inflazione, e poi perché insomma non si vede l'alternativa, penso ai temi economici, al di là, diciamo, del salario minimo. Io non ho letto grandi proposte su cosa avresti fatto tu sul PNRR, e hai governato fino a quel momento. Allora, a me sembra che, al di là della capacità comunicativa, al di là del cercare sempre un nemico, uno scontro, o buttare la palla di là dal campo, che è tipico quando non hai risposte concrete su alcuni temi o sei isolato in Europa sulle trattative sul MES e il patto di stabilità, ci sia anche oggettivamente una pochezza dell'alternativa politica, ecco. Penso alle manovre economiche, e da lì appunto certo, una resistenza del consenso su Giorgia Meloni, che a me pare anche un... tra virgolette, non c'è alternativa, in questo momento non c'è un'alternativa politica. Tommaso Montanari, è questo il vero problema? Meloni resta forte perché l'opposizione resta debole? Sì, ci sono tutti questi problemi, il problema della comunicazione monopolizzata, il problema del fatto che ancora i danni che stanno facendo non sono arrivati ad essere sensibili, ma poi c'è la loro genesi. Allora, durante il governo Draghi, in non molti dicevamo che non era una grande idea ammucchiarsi tutti in un governo del genere, che per esempio i 5 Stelle avrebbero dovuto starne fuori. Meloni è lì perché è stata percepita come l'unica che era fuori da quel governo, e di fatto viene percepita come un po' l'ultima spiaggia della democrazia. Sono stati scelti tutti gli altri,
proviamo questi perché poi li abbiamo provati veramente tutti e dobbiamo ricominciare il giro. Questo è il senso comune ed è la ragione per cui la Meloni, che lo sa benissimo, propone la riforma costituzionale, che va esattamente, purtroppo, nella direzione opposta a quella che dice Iosi, cioè non ancora più lontano dalla Prima Repubblica, in cui quel clima di dialogo e anche di compromesso sano c'era perché c'era il proporzionale. L'avvitamento maggioritario, in cui devi scontrare due posizioni violentemente e decidere subito chi governa, porta all'imbarbarimento e alla semplificazione, alla clava. E questa riforma sarà ultramaggioritaria e col plebiscitarismo dell'elezione diretta del capo, cioè dopo lo scontro anche duro fra i partiti, cosa rimane? Rimane la democrazia di investitura, la democratura, e questa riforma è proprio una riforma di chi pensa che ormai le risorse della Costituzione del 48 siano finite e dobbiamo passare a un'altra cosa che ne ricorda molto una più vecchia. Allora, Luca Iosi, adesso intanto vediamo e speriamo che non si è... che non finisca così. Tu resti, lo sei stato dall'inizio, e resti critico nei confronti della leader del Partito Democratico, Elly Schlein. Che cosa sta sbagliando? È un problema di poche proposte alternative? Barisoni prima diceva un po' tutto. Poco presentarsi con una battaglia durissima a favore del salario minimo, che peraltro ci vorrebbe assolutamente, ma per il resto... Dov'è la debolezza? Cosa sbaglia Elly Schlein? Intanto è segretaria di un partito, io sono solamente un socialista errante. Però già da socialista errante, diciamo, forse qualche così, considerazione. No, la considerazione sulla quale io ho strabuzzato gli occhi in questi giorni è che quello che uno si aspetta dalla destra è una certa assertività, anche unidirezionalità nell'agire, perché sono di destra e quindi io faccio il decisionista. A sinistra, nella retorica della sinistra, c'è l'essere bionivoci, reciproci, cioè quello che vale per me vale per te. Ma se io vengo eletto dalle primarie e rivoluziono addirittura il risultato dell'organizzazione interna, poi posso, nella città che ha dato l'umanesimo al mondo e che addirittura ispira Bin Salman come nuovo rinascimento del sistema illuminato del mondo arabo, posso a Firenze cambiare le regole perché lì non va bene e quindi si cambia tutto. Allora, io ho il forte sospetto che, come non l'abbiamo vista arrivare, non la vedremo andare via, nel senso che si tratta di un equivoco politico troverà una sua alternativa, perché le alternative ci sono sempre, solo a sinistra, di nuovo sempre per citare Firenze, un grande leader come è stato Renzi nella sua capacità di farsi e di disfarsi, era un genio perché era un signore che riusciva a vendersi come insostituibile, senza alternativa, in un momento in cui l'Italia e il mondo aveva due papi, cioè un genio assoluto, cioè è la capacità del politico di far pensare che non ci siano alternative. Le alternative ci sono e arriveranno, e lo spero per la sinistra. Do subito poi la parola al professor Montanari, che è di Firenze, ma Nadia Urbinati, bisogna essere così severi con Elly Schlein? Perché di sicuro su questa cosa delle primarie che non sono state fatte né per la regione Sardegna né per il comune di Firenze, in tanti si interrogano, e questo sembra proprio essere un passo falso. Guarda, ed è un equivoco politico la Elly Schlein. Sì, il problema è molto complicato, occorrerebbe avere più tempo, però da un lato è vero che manca ancora una narrativa che incolli i problemi e incolli le varie proposte, che dia un senso di un'alternanza vera del paese, che non c'è questo, perché la figura di Elly Schlein, che è molto importante, è anche una giovane donna che ha un coraggio secondo me notevole, però sola non fa nulla, non è sufficiente. E poi c'è il partito. Il partito non è il partito, non è Schlein il partito. Il partito è fatto di tanti notabilati locali che gestiscono le loro cariche e le loro candidature e le loro liste, e molto spesso Schlein si trova a dovere, diciamo, seguire l'uno e l'altro, ma non ha il partito tutto. E questo è un problema serio per il Partito Democratico. Non parliamo di 5 Stelle, ma il Partito Democratico ha questo problema, ecco, di scollamento interno. Però c'è anche un altro
altro problema, professor Montanari. Ora lei è fiorentino, a un certo punto è stato fatto anche il suo nome come candidato sindaco di Firenze, cosa che ovviamente non è accaduta, non so neanche se lei forse ci teneva, non lo so, se magari ce lo dice. E il fatto che non siano state fatte le primarie e che lei sosterrà una lista civica, giusto? Abbiamo capito. Allora, ecco, no, le chiedo e finisco. Perché l'altro problema è che la sinistra italiana una cosa la sa fare benissimo, che è quella di dividersi. E quindi se lei appoggia una lista civica a Firenze, per esempio, nel concreto, è molto probabile che questa volta, dopo non so quanti secoli, a Firenze ci sarà un sindaco di destra, vinceranno le destre, come sempre quando la sinistra si divide. Ma non certo per la lista civica, il problema è che la candidata del PD scelta in questo modo non riuscirà a arrivare a vincere al primo turno, poi ci sarà una candidata di Renzi e una della destra e a questo punto il mondo del renziano e il mondo della destra si salderanno e infatti rischia di perdere davvero. Il problema non ero io, il mio mandato direttore scade nel 2027 come ho subito detto ed è un mestiere molto bello che cerco di fare degnamente, quindi il problema non era questo, il problema era costruire una coalizione a Firenze in cui ci fossero 5 Stelle, PD e Sinistra, ma soprattutto un progetto di città che fosse capace di rompere con la lunga epoca Renzi-Nardella, che non ha culturalmente soluzione di continuità e che, per dirla nel più brutale dei modi, ha definitivamente trasformato questa città in Luna Park per ricchi espellendo i poveri. Ora, la Schlein avrebbe dovuto avere la forza di cambiare le cose, ma radicalmente. Questo è un problema che riguarda tutto il PD. È vero che è arrivata a guidare il PD in un modo unico, cioè grazie alle primarie aperte ai non iscritti, e sono venute a galla tutte le contraddizioni di quella formula. Però o Elly Schlein, a partire da Firenze ma in tutta l'Italia, cambia quel partito veramente e forse prende anche atto che in quel partito ci sono anime che hanno idee radicalmente diverse di società, oppure finirà quella storia. Appunto, a Firenze, però bisogna la politica, perché non c'è. La politica però deve sempre arrivare a fare una sintesi, anni, dei compromessi, perché se no non si può stare uniti. Vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro che ci fa tornare alla madre di tutte le riforme, come la chiama Giorgia Meloni, la riforma del premierato, perché in realtà forse c'è già. Sentite Pagliaro. Mentre si discute di una futura elezione diretta del Premier e di altre possibili riforme costituzionali, ce n'è una già in atto di cui poco si parla. È il progressivo disarmo del Parlamento, con lo spostamento della funzione legislativa dalle Camere al Governo e con la contestuale drastica riduzione del dibattito pubblico nelle aule di Montecitorio e Palazzo Madama. Le statistiche aggiornate a metà novembre dicono che delle 70 leggi approvate dall'inizio della legislatura, solo 19 sono di iniziativa parlamentare, le altre sono tutte di matrice governativa, in genere sotto forma di decreto legge. Sono eloquenti anche i dati diffusi questa mattina da Open Polis sul sempre più frequente ricorso ai voti di fiducia. Solo a novembre ce ne sono stati ben 8, per un totale di 39 in 13 mesi. Tra tutti i governi delle ultime 4 legislature, quello Meloni è primo per numero medio di questioni di fiducia mensili. La frequenza dei voti di fiducia nasce dall'uso e dall'abuso dei decreti, che devono essere convertiti in legge entro 60 giorni. Poiché il Parlamento è chiamato ad affrontarne molti contemporaneamente, non c'è tempo per discuterli e tantomeno per modificarli o migliorarli. Si approvano dunque a scatola chiusa, senza fare troppe domande. L'uso combinato di decreti legge e questioni di fiducia è una pratica che stravolge il normale iter costituzionale. Se il premierato dovrà servire a rafforzare il potere del governo e del suo capo ai danni del Parlamento, la notizia è che ci siamo già molto vicini, senza bisogno di una grande riforma e di un referendum. Siamo in chiusura, grazie Luca Iosi, grazie professoressa Urbinati, grazie Sebastiano Barisoni, grazie professor Montanari. Ricordo che la sua università per stranieri di Siena intitolerà la sala di lettura Michela Murgia. Grazie. E grazie spettatori e spettatori, linea Corrado Formiglia su Piazza Pulita e noi come sempre domani 8:30. Arrivederci. Grazie per l'ascolto. Tutti i podcast di La7
sono disponibili su www.lasette.it/podcast.